Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nella terra natia del sommo poeta Giovanni Pascoli, San Mauro Pascoli, il prato trova la sera perfetta ed espugna il campo della San Maurese per 2-0. Terza vittoria consecutiva in trasferta per la squadra bianco-azzurra, che riesce a superare, grazie a un secondo tempo suntuoso, la quotata San Maurese. Per noi oggi era uno spartiacque importante, sapevamo di trovare una squadra comunque in salute e abbiamo preparato bene la partita. Complimenti ai ragazzi, perché sinceramente vincere qua non era facile, però insomma, con grande impegno, con grande umiltà, con grande sacrificio abbiamo fatto, secondo me, non dico il risultato decisivo, ma quasi. Nel primo tempo succede pochissimo, tanto giro palla e occasioni con il contagocce. I due portieri di fatto non hanno sporcato i guantoni. Nella ripresa il Prato invece ha alzato il ritmo ed è riuscito ad imbrigliare gli avversari. Al minuto 13 il vantaggio laniero. Nicoli disegna un assist al bacio per la zuccata vincente di Ibrahima Ba e 1-0 per il Prato. La replica della San Maurese è alla camomilla e allora, nel finale di contesa, al minuto 43, Boganini chiude i conti mettendo in rete su assist di Soldani. Finisce 2-0 per il Prato, che mette in carniere 3 punti fondamentali per la propria classifica. Adesso la zona play-out è a distanza di sicurezza. Chiaro che questa vittoria di oggi non ci tira definitivamente fuori da questa situazione, però insomma, se noi vinciamo domenica con la Trizione a 41, altri 2 o 3 punti proprio per essere sicuri. Insomma, il Prato in trasferta è davvero inarrestabile.